Sono qui per presentare il dottor Andrea Tombettoni del CNR e SISSA di Este, la SISSA, Scuola Internazionale di Studi Avanzati, che ci parlerà di un argomento che diciamo non rientra molto nella nostra vita quotidiana, cioè di quello che succede alle temperature più basse possibili, quindi vicino allo zero assoluto. Mi corre l'obbligo, come tutti sapete se avete già visto qualche altra conferenza, di fare una parola, diciamo, di menzione degli sponsor, e una che la distanza hanno voluto di Cosimo in qualità di produttore di film per disabili, ci ha dato la possibilità di far partecipare alle conferenze anche in sale non dotate di ascensore persone con difficoltà motorie. E il secondo avviso riguarda invece la nostra fonte di acqua minerale di Sassolivo. L'acqua per le conferenze è stata messa a disposizione dalla ditta Ponti di Sassolivo, una società costituita da privati cittadini che sta portando avanti il progetto di valorizzazione e tutela ambientale e ha ripreso l'imbottigliamento della storica acqua minerale di Torino. Fatto questo, diciamo che è istituzionale, ritorno a presentare il dottor Tombettoni, che è uno scienziato che si occupa di tecnologie a bassissime temperature e soprattutto di quello che ci si può fare con queste bassissime temperature. È una persona, diciamo, che lavora già da molti anni, anche originario di Perugia, insomma, Foligno. Meglio, ancora più vicino allora, ma anche se è laureato a Perugia, quindi ovviamente. Charles ha più di 100 pubblicazioni su riviste internazionali, alcune anche molto, molto importanti, come Science e Physical Letters, oggi ci racconterà certamente qualcosa che sono molto curioso di sapere, perché io non sono un esperto di fisica delle basse temperature, sul quali sono le prospettive di questo affascinante campo di ricerca. Prego. Grazie, forse faccio senza. Volevo ringraziare dapprima gli organizzatori per avermi invitato e avermi dato la possibilità di poter parlare delle basse temperature, e chiaramente ringrazio Roberto per l'introduzione. Volevo illustrarvi all'inizio perché c'è questa ricerca sulle basse temperature. Il tema della festa di scienza e filosofia è l'esplorazione della realtà. L'esplorazione della realtà passa attraverso anche l'esplorazione delle frontiere, e l'umanità nel corso del tempo si è spinta in differenti direzioni. Una, non so se potete vedere, però diciamo la prima direzione in cui una direzione in cui si è andata è quella dell'infinitamente grande e dell'infinitamente lontano. Per esempio la recente osservazione del buco nero è un esempio in quella direzione, così lontano, così grande, e noi vogliamo cercare di capire. Un'altra direzione in cui siamo storicamente andati è l'infinitamente piccolo. Questo è il CERN di Ginevra, e lì studiamo le particelle più piccole che possiamo. Un'altra direzione, quindi il grande, il piccolo, il lontano. Un'altra direzione è invece in temperatura. Vogliamo studiare le cose infinitamente calde, il sole, le stelle. Diciamo, che cosa succede a quelle scale? Ma oggi vi parlerò della direzione opposta. Che cosa succede quando scendiamo molto in temperatura e quando fa molto freddo? Questa è una figura che vi fa vedere che può essere anche spiacevole dal punto di vista pratico. E vi vorrei raccontare brevemente la storia e le possibili applicazioni del percorso che è stato fatto verso lo zero assoluto. Allora, vi prego di interrompermi se non sono chiaro, se ci sono domande, curiosità, davvero sarà un piacere per me cercare di provare a rispondere. Però prima vi devo dire che non si può andare in temperatura giù per sempre, si raggiunge un minimo. Il minimo che si raggiunge è lo zero assoluto. E lo zero assoluto è la temperatura più bassa che possiamo raggiungere, è meno 273,15 gradi centigradi. Questo è il primo pezzo di informazione che vorrei darvi. E sarebbe molto interessante discutere perché non si può avere una temperatura minore di questa, una temperatura negativa,
Però fatto sta che questa è una legge che emerge con chiarezza da moltissimi esperimenti e è un fatto. Sembra che è legata al fatto che l'energia non è limitata, quindi il fatto che l'energia non è limitata implica che non possiamo scendere più di tanto. E questo è il numero che la natura ha scelto per noi. Siccome quello è lo zero assoluto, la temperatura più bassa raggiungibile, il modo migliore di rappresentarlo è dire che sta a 0 gradi. 0 significa meno 273,15. Come devo pensare questo stato di zero assoluto? Devo pensare che il disordine che è presente nella vita, nella natura e in tutto, e che è misurato dall'entropia, raggiunge il suo minimo, cioè meno di quel disordine non si può avere. Questo qui significa stare a zero. Allora, da questo punto di vista in poi, è naturale misurare la temperatura a partire da questo zero. E parliamo di gradi Kelvin. Ora, un grado Kelvin è tanto quanto un grado centigrado, però parte non da zero, come i gradi centigradi, ma da meno 273,15. Quindi, solo per capire, diciamo, per... Se io dico 0 gradi centigradi significa 273 gradi Kelvin, perché sta 273 gradi sopra lo zero. Se dico 100 gradi centigradi, dove bolle l'acqua, sono 373,15 gradi Kelvin. Noi viviamo a una temperatura dell'ordine di 300 gradi Kelvin e vi vorrei raccontare nella prossima slide qual è la storia, il percorso che abbiamo fatto per scendere in temperatura. In realtà questa storia è una storia recente, perché sebbene l'uomo abbia imparato a controllare il fuoco da centinaia di migliaia di anni, 200.000 anni, è riuscito per la prima volta ad abbassare la temperatura in maniera controllabile solo nel 1850. Carnot, poco prima, aveva capito il principio di funzionamento della macchina di Carnot, come si può, dando energia al sistema, diminuire la sua temperatura. E poco dopo venne realizzato il primo frigorifero. Dovete pensare che il primo frigorifero non era utilizzabile per scopi alimentari, cioè se ci mettevate qualcosa si rovinava, era, diciamo, totalmente insalubre. E quindi c'è stata una grande ricerca per renderlo utilizzabile nella vita quotidiana. Così, come curiosità, vi menziono che il primo gelato è stato fatto nel 1890 a New York, non sarete sorpresi dal sapere che fu un italiano che lo fece, e questo, diciamo, fa capire quanto è difficile. Vorrei dire, supponete nel 600 che il re di Francia, il re Sole, voleva prendere un gelato, doveva partire proprio una persona, andare sul ghiacciaio, cercare di conservare il più possibile, portarlo e fare il sorbetto al re. Però veniva uno schifo, chiaramente. Invece la possibilità di abbassare la temperatura c'è stata solo alla fine del Novecento, ma si arrivava a poco meno di 0 gradi centigradi. Il progresso più importante venne fatto all'incirca alla fine dell'Ottocento, quando si va a 77 gradi Kelvin, cioè quando si è in grado di liquefare l'azoto. 77 gradi Kelvin significa 77 gradi sopra lo zero assoluto, quindi meno circa 200 gradi. A quel punto, diciamo, perfezionando queste tecniche, che sono le stesse dei frigoriferi comuni, si è arrivato a 4 gradi Kelvin sopra lo zero assoluto. Ora, vedete che lentamente ci stiamo avvicinando il più possibile allo zero assoluto. Quella è una frontiera, un limite che non potremo mai veramente raggiungere. 4 gradi Kelvin, succede una cosa molto importante: si liquefa l'elio, che è un comunissimo elemento, e poco dopo che venne liquefatto l'elio ci si accorse che a quelle temperature succedono cose sorprendenti che vi vorrei raccontare. Andando avanti con quella tecnologia, cioè brevemente la tecnologia del frigorifero, si può arrivare fino a un centesimo di grado Kelvin sopra lo zero assoluto. Questi si chiamano criostati, sono una variante elaborata dei frigoriferi. Purtroppo con queste tecniche, cioè pompando energia, variando le caratteristiche del sistema, tipo la pressione, il volume, non si può arrivare sotto questa temperatura. Quindi a quel punto questa storia si era bloccata. Eravamo arrivati a 0,01 Kelvin. Per andare più sotto bisogna procedere in maniera radicalmente diversa. Bisogna rallentare le particelle
in modo tale che rallentando diminuisca la loro energia e diminuendo la loro energia diminuisca anche la loro temperatura. Questo processo si chiama laser cooling e al di là di tutti i tecnicismi, prendete un gas di atomi, quindi avete degli atomi, gli sparate contro del laser, un laser, gli atomi rallentano e si raffreddano. Ok? Questo è il meccanismo, diciamo, che ha portato al premio Nobel di questi due scienziati. Con questo approccio si riesce ad arrivare da 0,01 Kelvin a 10 micro Kelvin. Vi ricordo che un micro Kelvin è un milionesimo, quindi a 10 milionesimi di grado Kelvin. Di nuovo, sfruttando al massimo questo principio di raffreddamento degli atomi, ci si accorge che non si arriva sotto questa temperatura, quindi di nuovo la faccenda sembrava bloccata e non avevamo accesso a queste temperature ancora più basse. Il progresso successivo è stato fatto quando si è ricorsi al cosiddetto raffreddamento evaporativo. Anche qui il nome è, diciamo, complesso, ma il principio è estremamente semplice, è lo stesso principio di raffreddamento del caffè. Quando noi abbiamo il caffè si raffredda perché la parte superiore evapora. Quindi se io ho tanti atomi portati alla temperatura di 10 micro Kelvin, se riesco a mandar via gli atomi più caldi, quelli che stanno in superficie, la temperatura diminuirà, esattamente come il caffè col tempo diventa meno caldo. In questo modo c'è stata la possibilità di andare giù, come si dice in fisica, di ordini di grandezza, cioè da 10 micro Kelvin, cioè da 10 milionesimi di Kelvin sopra lo zero assoluto, si è arrivato fino a quello che è il record mondiale, che è stato fatto da Ketterle all'MIT di Boston, e è attualmente 450 pico Kelvin. Un pico Kelvin è un milionesimo di grado, ok? Quindi siamo a zero più un milionesimo di grado. Allora, a questo punto, vedete che in 100 anni siamo passati da non avere il ghiaccio praticamente ad arrivare a miliardesimi di grado Kelvin sopra lo zero assoluto. Ora, perché far questo? Per curiosità, ma anche per vedere come si comporta la materia montagnola, dove gli atomi hanno questa distribuzione. È una situazione in cui le particelle vogliono stare tutte nello stato centrale. Quindi, a causa della irresistibile attrazione statistica che loro provano tra loro, le particelle si vanno a mettere tutte in questo livello, e questo significa condensazione di Bose-Einstein, cioè l'occupazione macroscopica, grande, con un enorme numero di particelle, di un unico stato. Da questo segue la coerenza e l'impossibilità di subire l'attrito. Un esempio è il seguente. Prendete uno di questi condensati di Bose e metteteli in rotazione. Allora, noi sappiamo che quando uno prende l'acqua in un bicchiere e mette il bicchiere in rotazione, l'acqua cerca di seguire il bicchiere. Invece loro stanno così bene nel loro stato, che non vogliono seguire il bicchiere. Quindi il bicchiere ruota, ma loro rimangono fermi. Ok? Perché stanno in uno stesso stato. Sono coerenti e stanno bene. C'è un punto però dove se li ruoto troppo forte, allora a questo punto questa coerenza è rotta e allora cominciano timidamente a girare un po' per seguire il bicchiere che sta ruotando. Questi si chiamano in gergo vortici e c'è un punto dove questo sta già ruotando ma lui non si muove, rimane inalterato. Piano piano cominciano i vortici a entrare, diciamo, nel condensato, e poi c'è un punto in cui giro così tanto il condensato, giro così tanto il sistema, che rompo questa proprietà macroscopica di coerenza e allora le particelle cominciano a girare come fosse l'acqua nel nostro bicchiere. A questo punto ho rotto la condensazione di Bose-Einstein. Possiamo pensare in termini molto semplici che ho dato così tanta energia al sistema che non è più condensato, ho aumentato effettivamente la sua temperatura. Quindi la condensazione esiste a queste temperature così basse, ma si può anche rompere se io supero un valore critico. Quindi questa è la prova che abbassando la temperatura a un punto che Einstein non avrebbe preveduto, sarebbe stato
facile o possibile, si raggiunge un nuovo stato della materia in cui c'è una perfetta coerenza tra tutte le particelle. Bene, abbiamo visto quindi che c'è coerenza, abbiamo visto che è possibile occupare un unico stato se le particelle sono bosoniche. Ma che sta succedendo? Questo gas di atomi che cosa fa? Allora, la prima risposta più semplice è che questo gas di atomi è un sistema in cui noi possiamo vedere la meccanica quantistica in azione. Allora, faccio prima una premessa semplice: se non sapete cos'è la meccanica quantistica, spero di dirvi due parole, quel tanto che basta perché possiate vedere le trasparenze successive, ma se avete domande per favore interrompetemi. Allora, partiamo dalla meccanica classica. La meccanica classica è la descrizione del mondo. Le particelle si muovono, noi le vediamo muoversi, interagiscono e, diciamo, c'è tutta la fenomenologia della vita come la conosciamo. Cioè, si parla di scala macroscopica, il nostro mondo, o più, fino. Ma quando si diminuisce e si arriva alla scala microscopica, cioè microscopica si intende di grandezza dell'ordine degli atomi o no, noi non possiamo vedere un atomo, è troppo piccolo, allora le leggi della natura non sono più governate dalla meccanica classica, ma da quella quantistica. Brevemente, meccanica classica: se io prendo una persona molto tenace che urta contro un muro, rimbalza e torna indietro. Ok? La particella non può stare da, questa persona molto tenace, non può stare da ambo i lati della barriera. E questa è meccanica classica. A livello microscopico, a livello atomico, la particella può oltrepassare per effetto tunnel la meccanica quantistica, può oltrepassare per effetto tunnel a causa della meccanica quantistica, può oltrepassare la barriera. Si può trovare qua e, diciamo, ha sempre una probabilità finita di arrivare dall'altra parte. Perché? Perché nella meccanica quantistica quello che è importante è ricordare che la particella non sta o qui o lì, sta sia qui che lì. Questa persona sta sia da questa parte che da questa parte della barriera. Quindi ha sempre una piccola ma finita probabilità di andare dall'altra parte. Nella meccanica classica la particella sta o qui o là, basta, non c'è possibilità di contatto tra questi due stati del personaggio testone che ha preso anche una bella capocciata, diciamo. Qui invece lui può stare sia di qua che di là. Fino a quando io non lo misuro, non lo osservo, lui sta, sembra incredibile a dirsi ma è così, sta sia di qua che di là. Quindi, essendo in una sovrapposizione di entrambi gli stati, lui può oltrepassare la barriera. Questo è rappresentato lo stesso concetto con una particella ben localizzata che arriva contro la barriera e rimbalza, meccanica classica alla nostra scala, diciamo, macroscopica della vita di tutti i giorni, e qui una particella quantistica che arriva nella barriera, ci si infilza un pochino sotto, perché lui già ci sta un pochino sotto a causa delle leggi della meccanica quantistica, e risbuca dall'altra parte, ok? Ma voi potreste dire, ma queste cose va bene, mi potete anche credere, spero che mi crediate, però si vedono solo a livello degli atomi, cioè deve essere veramente piccolo il sistema. Con i condensati di Bose-Einstein invece uno lo vede anche su una scala che io reputo quasi umana, diciamo. Allora, qui è il nostro personaggio che urta contro la barriera, qui è il personaggio che invece va dall'altra parte. Questo è un vero esperimento che dimostra l'effetto tunnel con i condensati di Bose-Einstein, con questi gas bosonici. Allora, qui c'è una barriera e sono lontani 5 micrometri, cioè questa barriera qui, in questo esperimento, è larga 5 micrometri. Dopo vi dico che cos'è 5 micrometri, ma per il momento guardiamo la figura. Le particelle stanno a sinistra, l'omino sta a sinistra, dopo un po', dopo 25 millisecondi, cioè meno di un secondo, ma comunque una quantità di tempo ragionevole, si trova dall'altra parte. Dopo 50 millisecondi ritorna di qua. Quindi questi atomi, queste migliaia di atomi portati a questa temperatura, riescono a scavalcare una barriera di 5 micrometri. Allora, per capire quant'è 5 micrometri, vi ricordo che un globulo rosso è 8 micrometri e un capello, che noi vediamo in qualche modo, ha le dimensioni di 100 micrometri.
e recentemente sono stati fatti esperimenti dove questa barriera è ancora più grande. Quindi cominciamo a vedere le leggi della meccanica quantistica anche su una scala che possiamo capire, perché le dimensioni di un capello non è una dimensione che ci è oscura. A quanto vanno questi atomi quando attraversano, non so se qui vedete, ma questo vabbè, sarebbe un capello, a quanto vanno questi atomi quando passano da qui a qui? Si fa i calcoli e si scopre che vanno a millimetri al secondo. Ora, se siete curiosi di sapere se è osservabile, dovete sapere che una tartaruga, le più lente per essere onesti, non quelle marine, vanno a decine di millimetri al secondo. È chiaramente molto lenti, però è una cosa che possiamo vedere. Quindi in qualche modo su una scala intermedia tra microscopico e macroscopico, una scala che definirei mesoscopica, queste particelle stanno seguendo la meccanica quantistica, ma noi le possiamo vedere. Non è un singolo atomo che è grande 10 alla meno 9 metri e io lo posso vedere con i microscopi, ma non ho contezza della sua presenza materiale. Davvero, una cosa grande come un capello sta attraversando una barriera e sta andando veloce come una tartaruga. Ok? Da questi fenomeni seguono tutta una serie di applicazioni su cui, diciamo, insisterò solo parzialmente. Allora, innanzitutto è un sistema che attrae differenti aree della scienza, non solo le persone che si occupano di termodinamica e di basse temperature, ma anche quelli che lavorano in ottica quantistica, in stato solido e molte altre discipline. È interdisciplinare perché questi fenomeni che avvengono sono universali. Un'altra questione è che, siccome li possiamo controllare, possiamo aggiungere tutta una serie di elementi che ci permettono di manipolarli meglio. Per esempio, si può aggiungere un reticolo per creare un potenziale periodico, cioè li faccio stare in una struttura che ha dei massimi e dei minimi. Posso cambiare il modo in cui le particelle interagiscono, posso aggiungere difetti e posso, diciamo, studiare il comportamento dei sistemi superfluidi. Ma dal mio punto di vista, secondo me, più importante per la discussione che sto facendo ora è la possibilità di vedere la coerenza quantistica e la superfluidità a una scala che chiamerei mesoscopica, cioè di frazione di millimetro, una dimensione che non è microscopica. Bene, qui vorrei, prima di farvi vedere delle applicazioni, vi vorrei parlare delle prospettive. Cioè, nel 1995 è stato realizzato il condensato di Bose-Einstein. Poco dopo è stata studiata la superfluidità, sono stati posti in rotazione e sono state viste tutta una serie di fenomeni che prima non era possibile vedere. Per esempio, sono stati portati anche fermioni a quelle temperature così basse, sono stati aggiunti questi reticoli ottici, di cui poi vi parlerò, e sì, è stato possibile studiare transizioni di fase, come la transizione di fase, non so, da l'acqua che ghiaccia, oppure l'acqua a 100 gradi, ma a temperatura T uguale a 0, cioè molto molto bassa. E molto recentemente è stato possibile vedere delle fasi che prima non è stato possibile vedere. Allora, quali sono le prospettive di questo sistema di cui vi vorrei parlare e dare un po' un'idea? Allora, la prima cosa è che servono per creare dei dispositivi quantistici. La seconda cosa, per fare simulazioni quantistiche. Ok? Allora, adesso vi vorrei dare un esempio, solo un flash su quali sono le applicazioni. Spero di avervi convinto che, diciamo, si vede una nuova fisica, si vedono una serie di comportamenti molto interessanti, però una domanda legittima: ok, adesso che cosa facciamo? La prima cosa è usarli per la cosiddetta simulazione quantistica. Allora, che cos'è una simulazione quantistica? La simulazione quantistica, detta in breve, è risolvere un modello, una teoria che noi non sappiamo risolvere, realizzandola sperimentalmente. Ok? Supponete che voi avete un modello che vi interessa, importante, perché se capite quello capite tante altre cose. Però non potete risolverlo, è troppo difficile, è troppo complicato. Allora, che cosa fare? Gli atomi freddi e questa classe di sistemi sperimentali vi propongono un metodo. Il metodo è: realizzalo sperimentalmente, fai in modo che i tuoi atomi abbiano la stessa descrizione, lo stesso modello di quello che tu vuoi studiare,
e anche se non sai fare i calcoli, falli fare agli atomi freddi. Cioè gli atomi ti fanno la simulazione di quello che tu non sai fare. Ok? Cose che non si sanno fare sono tantissime. Per esempio c'è tutta una linea di ricerca delle simulazioni quantistiche di simulare la radiazione di Hawking, che è difficile vedere in altri contesti, in contesti diciamo cosmologici. Oppure un altro modello di cui vorrei parlare è un modello che non si sa risolvere nonostante la sua semplicità. Allora, tra le varie cose che si possono fare con gli atomi freddi, si possono mettere all'interno di un potenziale che si chiama reticolo ottico. Allora, reticolo ottico è un nome che spaventa un po', però in realtà non è nient'altro che un laser che viene sparato contro un muro e rimbalza. Quando si crea una situazione stazionaria di questo tipo, il laser che va contro il muro e rimbalza, si creano dei massimi e dei minimi, esattamente come la corda di una chitarra ha dei modi che hanno massimi e minimi. Quindi gli atomi, supponiamo questa è la coppia di laser, diciamo che questo potrebbe essere per esempio il muro, in questa direzione sentono un potenziale che è fatto in questo modo. Quindi gli atomi si mettono sui minimi perché guadagnano energia e voi avete che in questa direzione avete che gli atomi si mettono qui per esempio e qui. Quando voi lo fate per esempio mettendo due coppie di laser, si crea una struttura che è tipo quella del recipiente per le uova, solo che al posto delle uova avete gli atomi. A questo punto potete controllare quanto è alta la barriera tra un minimo e l'altro minimo, com'è la forma del reticolo, se è un recipiente per uova bidimensionale o tridimensionale. Potete controllare quanta corrente va da una particella all'altra, da una buca all'altra buca, e lo realizzate sperimentalmente. A questo punto state in verità facendo un sistema che ha un atomo o pochi atomi in ognuna di quelle buchine che vi mostravo prima. Quindi per esempio in questa figura si può far vedere che ove c'è un cerchietto, lì c'è un atomo. Quindi voi siete riusciti a creare una struttura in cui si è creato un reticolo come quello di questo pavimento e a ogni vertice del reticolo c'è un atomo. Solo che questi atomi si muovono e interagiscono tra loro. A questo punto questa qui non è null'altro che la realizzazione di un modello che si chiama modello di Hubbard. Hubbard è un fisico statunitense degli anni 60 e lui aveva scritto il modello più generale per particelle che si muovono in un reticolo, tipo, ripeto, quello del nostro pavimento, e che interagiscono tra loro. Al di là della formula, che non è importante, ci sono due forze che competono: l'energia cinetica, cioè le particelle che si muovono da una parte all'altra del sistema, e l'energia di interazione, cioè le particelle urtano tra loro. Nonostante la sua notevole semplicità, questo modello non è solubile. Non sappiamo che fasi ha, non sappiamo come si comporta quando la temperatura è piccola, non sappiamo quali sono le sue fasi in funzione del numero di particelle. E questo modello è anche importante perché è il modello che viene ritenuto essere la descrizione corretta dei superconduttori ad alta temperatura critica, che noi non riusciamo a capire. Quindi se qualcuno risolvesse per noi questo modello, impareremmo delle cose su altri sistemi che ci interessano molto. Per esempio, questo modello si sa che ha una fase superfluida e una fase isolante, ma non sappiamo altro, diciamo, nonostante tanto studio. Allora, qual è la strategia? La strategia è mettere gli atomi freddi in questa struttura a forma reticolare, controllare i parametri dell'energia cinetica, cioè di quanto si muovono, e dell'energia di interazione, cioè quanto urtano, quanta energia perdono urtando, e facendo delle misure vogliamo ricostruire il diagramma di fase di questo modello, cioè vogliamo capire che fa questo modello, perché con la pura studio teorico, con le nostre simulazioni sul computer, non riusciamo a capirlo. Allora questo si chiama simulazione quantistica. In altre parole, diciamo, costruisco un sistema fisico che fa il calcolo per me. Vi faccio un esempio così per aiutare, per concludere questa parte. Se io voglio sapere a che temperatura bolle l'acqua, potrei fare complicatissimi calcoli matematici, oppure potrei prendere l'acqua e metterla in una pentola, accendere il fuoco e vedere a che temperatura bolle. Quella è, se volete, una simulazione
fatta proprio dal sistema, perché io voglio sapere a che temperatura bolle l'acqua, allora metto dell'acqua su un fornello. Qui voglio sapere che fanno delle particelle su un reticolo, e allora che cosa faccio? Metto degli atomi su un reticolo e faccio fare il calcolo al sistema. Okay? Questo è un esempio di simulazione quantistica. Potrei portare altri esempi, però diciamo questo secondo me è il più facile. Ho un modello che mi piace, che è importante perché se lo capisco posso capire delle cose per altri sistemi, tipo i superconduttori a temperatura ambiente. Non riesco a risolverlo, allora lo simulo realizzandolo sperimentalmente. Bene. Se... Qui? La Hamiltoniana, proprio il modello, la forma del modello. Okay? Questa formula è divisa in tre pezzi. Questa è l'energia, che si chiama anche Hamiltoniana, del sistema. Questo pezzo è l'energia di interazione, che è quando due particelle stanno insieme acquistano un'energia U, in questo caso. Questa invece è l'energia cinetica, la particella si muove dal punto J al punto I, per esempio come se uno si muove da questo sito a questo sito, e questo costa un'energia T. Questa invece è l'energia esterna che sente ogni atomo. Mettendolo tutto insieme, questo modello, nonostante la sua semplicità, non sappiamo che fa, perché è molto complicato come l'interazione compete con l'energia cinetica. Attualmente a che livello sono gli studi sperimentali di questi sistemi? Perché suppongo che se si riesca in poco tempo ad arrivare a superfluidi o superconduttori, ci sarebbero delle implicazioni applicative incredibili. Quindi, allora, per la prima volta l'anno scorso sono arrivati a una fase che si vede nei cuprati. I cuprati sono dei metalli che sono delle sostanze che diventano superconduttive a circa meno 100 gradi, quindi a temperature abbastanza alte. Si vedono delle fasi abbastanza misteriose che sono state viste per la prima volta qui con questo modello. Penso che da questo punto di vista nel giro di 5-10 anni questo metodo potrà chiarire qual è il diagramma di fase di questo modello. Altre domande? Lei parla di atomi e di particelle. Sì. Come la mettiamo con i singoli protoni o neutroni, neutrini, eccetera, eccetera? Cioè, okay. Si potrebbe lavorare con alcuni tipologie di particelle, ad esempio i quark, eccetera. Allora, c'è uno spettro di particelle particellari molto ampio. Certo. A parte la invita, probabilmente la vita che per alcuni è molto, ma molto verde. È possibile lavorare oltre ai fotoni e agli elettroni? Allora, gli atomi di cui parlo sono costituiti a loro volta da protoni, elettroni, neutroni, che a loro volta sono costituiti da quark e così via. Diciamo, non si possono portare i singoli protoni e elettroni a quelle temperature, perché non si riesce a fare la manipolazione ottica necessaria per portarli a quelle temperature. Le scale di energia sono tali che il singolo comportamento dei protoni e dei neutroni non è visto, si vede solo quello dell'atomo nel suo complesso. Però si può fare una cosa opposta, si può utilizzare un modello di atomi per simulare il comportamento dei protoni. Quello è un altro esempio di simulazione quantistica. Però se lei mi domanda se si può portare un protone a 450 picokelvin, la risposta è attualmente no, e penso che manca ancora molto tempo perché succeda. Ok? Purtroppo no. Sembrerebbe più facile portare a quella temperatura invece le molecole. Però non va nella direzione che dice lei, è nell'altra direzione. Quindi attualmente, che io sappia, è molto più difficile, però si può fare una cosa nello spirito della simulazione quantistica. Noi sappiamo qual è il modello che obbediscono i protoni, i neutroni e gli elettroni, e si può simulare con un numero sufficiente di atomi in un reticolo opportuno. Quindi per certi versi è il punto di vista contrario quello che si può fare.
Prego. Prometto di essere molto ignorante in materia, però voglio sapere, attraverso gli atomi freddi si può studiare la materia oscura in laboratorio? Allora, come dirò nell'argomento successivo, si sta proponendo di usarli per misurare proprietà legate alla materia oscura. Ok? E io adesso qui entriamo in una questione che non conosco bene. La simulazione quantistica richiede che tu conosca bene il modello, l'hamiltoniana. Se conosci il modello, allora lo puoi simulare. Della materia oscura, che io sappia, non c'è. Quindi non la puoi simulare perché non la conosci. Però puoi fare, qui arrivo alla seconda parte del mio intervento, puoi fare misure sempre più precise che, unite ad altri tipi di misure, ti possano aiutare a capire qual è il modello. Quindi a questo punto volevo arrivare a una parte più applicativa e volevo parlare dei cosiddetti dispositivi quantistici. Allora, una domanda assolutamente legittima è: ok, che cosa ci fai con queste robe? È una domanda assolutamente legittima. Io credo che è importante rispondere, ma è anche importante puntualizzare che se una cosa è bella e interessante, uno lo deve fare indipendentemente dall'applicazione immediata. Però ci si fa anche qualche cosa. Una cosa che ci si potrebbe fare, però non ne parlerò perché sarebbe altrimenti un altro seminario, ci si potrebbe fare un computer che invece di avere bit classici 0 e 1, possiede tutte le combinazioni tra 0 e 1, un computer quantistico. Però vi volevo parlare di una cosa che è ancora più concreta per certi versi, sono i cosiddetti dispositivi quantistici che servono per fare delle nuove misure. Allora, qua, che cos'è un dispositivo quantistico e che cos'è in generale un dispositivo? Un dispositivo è un sistema che alla fine, dato un input, fa una misura e produce un output. Molti sistemi che ricevono un input e sparano fuori un output facendo una misura si chiamano interferometri. Allora, l'interferometro nella versione storica venne fatto da Mach e Zender e è un fascio di luce che entra in questo specchio, viene diviso in due e viene ricollegato lì. Lo schema generale di un interferometro è: qui c'è uno specchio, entrano due fasci di qualsiasi cosa voi vogliate, atomi, fotoni, li scomponete in due parti, in uno dei due cammini agisce una perturbazione che voi intendete misurare, per esempio la gravità, e nell'altro no. Lo ricombinate qui, lo fate misure sull'output e volete determinare quanto fa la perturbazione che intendete misurare. Questo è lo schema di funzionamento di ogni interferometro. Allora, che cosa succede a un interferometro? Un interferometro lo dovete alimentare, cioè dovete buttarci dentro qualcosa. Ci buttate dentro n particelle. Si può far vedere che se lo stato immesso dentro l'interferometro è classico, allora la precisione va come 1 sulla radice di n, cioè più particelle ci metto e più lui è preciso, faccio una misura migliore. Se però lo stato che ci metto è quantistico, cioè obbedisce alla meccanica quantistica, la precisione è 1 su n. Ora, guardando queste formule, però senza farsi spaventare, uno capisce che 1 su n è una precisione migliore di 1 su radice di n. Allora, a questo punto uno ha due scelte: o prende un interferometro classico, grande, con tante particelle n, o ne prende uno più piccolo, ma più preciso e quantistico. Ok? Allora, la prima strategia è quella di fare un interferometro classico. Per esempio, questo è Virgo, che ho avuto il piacere qualche anno fa di andare a visitare con l'associazione astronomica Antares, e questo qui, diciamo, funge come un interferometro, si deve alla fin fine misurare una differenza di cammino, molto piccola, ma diciamo ha avuto successo nel rilevare le onde gravitazionali. Questo è un altro che si trova nel Nuovo Messico, è molto grande, questa distanza sarà tipo 2 km, e questo è anche quello che compare nel film Contact. Qui ci sono tutti, diciamo, misuratori che vengono posti in modo da produrre un segnale interferometrico. Allora uno dice: bene,
aumento, n diventa sempre più grande, l'interferometro diventa sempre più grande, vado avanti così, non ho bisogno della meccanica quantistica. Il punto è che quando n diventa troppo grande, esistono sorgenti di rumore che abbiamo difficoltà a controllare. Quindi un'altra strategia seguita con gli atomi freddi non è quello di fare interferometri grandi, con grandi numeri di particelle immesse, ma di creare un interferometro che invece viaggia con una precisione più alta, però con numeri di particelle più piccolo. Allora, che c'entrano però gli atomi freddi con gli interferometri? Allora, in realtà con gli atomi freddi si possono fare facilmente interferometri. E perdonate questa parte un pochino più tecnica, però alla fine vi voglio mostrare che è un'applicazione concreta nella vita di tutti i giorni. Allora, prima vi dicevo che un interferometro è fatto mandando due fasci, dividendoli e poi ricompattandoli e facendo una misura alla fine. Con gli atomi freddi posso fare una cosa del genere. Creo una barriera tra due modi, A e B. La barriera è come fosse lo specchio. Quando li unisco e poi li divido, significa che sto abbassando la barriera, li lascio parlare e poi li ridivido. È esattamente quello che vedevamo prima, ma in un'altra realizzazione fisica. A questo punto agisco con quella che prima denotavo con phi, cioè la perturbazione che intendo misurare, poi li faccio di nuovo parlare, li riunisco, li ridivido e faccio la misura alla fine. Bene, quindi tutto quello che si può fare con gli interferometri normali può essere fatto con gli interferometri con atomi freddi. Per esempio, questo è un chip fatto con oro, questi sono proprio fili in cui passa della corrente, la corrente genera un potenziale e qui al centro avete il condensato di Bose-Einstein. Create un potenziale fatto così, controllando la corrente che passa su questo atomo, su questo chip d'oro, e potete, variando la corrente, alzare ed abbassare questa barriera. Si fa una misura e si scopre che, misurando alcune quantità, si va sotto questo risultato 0, posto convenzionalmente a 0, che è il risultato della meccanica classica. Cioè ho una precisione che è maggiore intrinsecamente della precisione che trovo negli interferometri classici. Quindi posso utilizzare questi dispositivi per fare misure più precise delle misure fatte con gli interferometri normali. Bene, che cosa ci misuriamo? Allora, per esempio questo esperimento viene usato per misurare l'accelerazione di gravità. Le cose cadono con un'accelerazione 9,81 metri al secondo quadrato e lo voglio misurare. Per esempio metto gli atomi in questi interferometri, li vedo oscillare, dal periodo dell'oscillazione, per esempio in questo particolare esperimento, misuro la costante di gravità con una precisione relativa di 10 alla meno 4. Non è altissima, però diciamo è buona e è stato fatto vedere che per esempio se io misuro la gravità posso pensare di cercare forze che deviano dalla forma newtoniana non meglio di altri sistemi per grandi larghezze, ma nella fascia dei micrometri posso misurare la gravità con una precisione che non riesco ad ottenere in altro modo. Posso cercare anche di misurare delle rotazioni. Per esempio, le rotazioni le potrei misurare così. Prendo un sistema che sta su un anello, lo divido in due, da una parte va verso sinistra e dall'altra va verso destra. Se l'anello ruota, allora me ne accorgo alla fine quando si ricombinano. Se invece non ruota, arrivano insieme nello stesso punto finale. Quindi dalla misura di quanto è deviato, riesco per esempio a misurare la rotazione a cui è soggetto questo sistema. Questo qui, diciamo, può essere usato per misurare con grande precisione rotazioni. Ma come? Come si fa a fare queste misure con grande precisione di gravità, di accelerazione, di rotazioni? Ormai col tempo è diventata una questione quasi di tecnologia quantistica. Per esempio in questo sistema uno ha tutto l'occorrente per fare un condensato e per esempio fare misure di gravità all'interno del sistema stesso. Quanto è grande questo sistema che produce il condensato? Vedete, questo è tutto quanto e sarà grande più o meno così.
diciamo, entra in una piccola stanza. Ma non solo, recentemente si è arrivato al livello che lo potete comprare. Diciamo, faccio questo non per fare pubblicità, ma per dire che se avete mezzo milione di euro così da bruciare, nel senso, se volete, per curiosità, comprate questo, e questo invece di fare, fa un condensato di Bose-Einstein. Sto scherzando un po', però ci sono varianti molto più semplici di questo che si possono comprare, e con 100.000 euro, veramente questa è la cifra, si può fare un condensato di Bose-Einstein e si può misurare la gravità. Ok? A questo punto voi mi potreste dire: bene, si può misurare la gravità, ma questa è una cosa che non tocca la nostra vita quotidiana. Invece no, perché quando si ottiene una precisione che prima non era possibile raggiungere, inizia una nuova classe di esperimenti che servono e sono rilevanti per la nostra vita quotidiana. Vi faccio vedere tre esempi. Per esempio, in questo esperimento si prepara quell'oggetto cilindrico che vedevate prima, questo, lo si mette in cima a questo oggetto qui, lo si mette in cima a questa torre di 130 metri, si fa cadere e si misura la gravità con elevata precisione. Un'altra questione è, per esempio, che voi potreste aumentare la precisione della vostra misura mandandolo nello spazio. E proprio attualmente c'è un esperimento in cui questa struttura, al cui interno viene prodotto un condensato, che è dentro una navicella spaziale statunitense. Ora, su questa particolare tecnologia, diciamo, sia gli statunitensi che i cinesi, purtroppo dal punto di vista proprio degli esperimenti, sono più avanti di noi, per usare un eufemismo, però diciamo è una tecnologia in cui gli europei, diciamo, sono comunque molto avanti. Bene, si può misurare la gravità con precisione, ma mi potreste chiedere: dammi almeno un esempio in cui io lo utilizzo. L'esempio che vi posso portare è questo. Era stata fatta una ricerca sistematica nel Gabon di riserve di gas naturale. Ora, i geologi avevano detto che una certa regione del Gabon era buona e aveva tanti giacimenti naturali di gas. Ora capite che la presenza naturale di gas induce una variazione della gravità, perché cambia la massa. Se voi misurate con una precisione normale la gravità non ve ne accorgete, ma se avete una precisione 10 alla meno 8 dovuta al modo che vi ho descritto prima, potreste fare questa cosa qui. Potreste, per esempio, qui adesso è la compagnia che lo fa, ma diciamo ce ne stanno anche altre, potreste per esempio partire dal principio di superconduttività e superfluidità che vi mostravo prima, costruite il sistema al cui interno c'è un condensato di Bose-Einstein, lo mettete dentro una scatola perché sia trasportabile, lo mettete dentro un aereo qui dentro e dall'aereo misurate la gravità, e alla fine, misurando la gravità, vi accorgete dove la costante di gravità cambia e dove dovete andare a scavare. Okay? Quindi una volta che uno ha la possibilità di fare delle misure più precise, si accorge di cose che prima non vedeva. Un'ulteriore cosa che è ancora più importante dal mio punto di vista: misurando la gravità con tale precisione, si può pensare di fare una mappa del territorio, della distribuzione delle masse con una precisione elevatissima, e mettendo una serie di satelliti dedicati si possono accumulare una serie di dati che possono essere importanti per monitorare il territorio e magari fare anche predizioni su eventi della superficie terrestre. Bene, per concludere volevo fare un piccolo sommario e vi volevo dire, diciamo, che queste cose che stiamo vedendo rientrano in una regola che io chiamerei la regola dei 20 più 20, cioè 20 anni più 20 anni. La regola dei 20 più 20, che mi è stata detta da un professore di Los Alamos, è questa: a un certo punto viene fatta una scoperta. La scoperta è la fine di un lungo percorso. Il percorso in questo caso è che nel 25 queste due persone avevano capito che poteva succedere la condensazione di Bose. Per 70 anni non è stato possibile vederlo,
ma nel 95 è stata vista per la prima volta. Io direi è la scoperta, diciamo la vera scoperta concettualmente l'hanno fatta Bose e Einstein, però non l'avevano potuta verificare. Nel 95 è stata possibile verificarla. Dopo 20 anni che viene fatta la scoperta, cominciano a starci applicazioni commerciali anche, oltre che scientifiche. Dopo altri 20 anni, queste applicazioni commerciali arrivano al nostro livello. Questa regola, diciamo, è molto diciamo, magari non è 20 più 20, ma c'è un certo periodo di tempo tra la scoperta e la prima applicazione in qualche modo di cui si capisce l'utilità e l'utilizzo nella vita di tutti i giorni. Un esempio tipico è il transistor, è stato fatto alla fine di un lungo percorso di ricerca. Dopo 20 anni c'erano i primi transistor e adesso noi andiamo in giro col cellulare, diciamo, e senza saperlo siamo alla fine del percorso. In genere i fisici si stancano della faccenda qui, perché ormai qui diventa tecnologia, però qui c'è veramente tante cose da fare e penso che sia un argomento in piena attività. Bene, vi volevo fare il riassunto finale, diciamo, per cercare di fare un piccolo riassunto. Queste sono le 5 domande del giornalismo. Allora, di cosa ho parlato? Ho parlato di atomi ultrafreddi che si trovano a temperature molto vicine allo zero assoluto. Che cosa fanno? Entrano in nuovi stati della materia e lì si vedono effetti di coerenza quantistica che non è possibile vedere, diciamo, direttamente in genere, ma vi menziono anche che l'ultimo risultato è manipolazione di condensati su distanze di 15 cm, che noi capiamo, che noi vediamo. Quando? Adesso, vi dicevo che il primo esperimento è stato fatto nel 95, centinaia di laboratori e gruppi teorici sparsi per il mondo, inclusi quelli italiani, e perché? Per soddisfare il nostro desiderio di esplorare nuovi comportamenti della natura. Vi ringrazio per l'attenzione. Ci sono delle domande ulteriori, oltre a quelle che sono già state fatte nel corso, ci sono altre domande, altre curiosità? Quindi anche per costruire computer quantistici comunque c'è bisogno di portare gli altri, insomma, questi livelli in datore? Allora, ci sono varie strategie per pensare di costruire il computer quantistico. Quello degli atomi freddi è uno. Altri riguardano non temperature così basse, ma un pochino più elevate. In ogni caso, per ciascuno di questi, di queste proposte per costruire il computer quantistico, tu devi ridurre la decoerenza, cioè il rumore. Il rumore è il nemico del computer quantistico perché fa collassare il sistema da una delle due parti del muro. Quindi la temperatura deve essere abbassata, il noise deve essere ridotto e adesso cominciamo ad avere un controllo del rumore in vari sistemi che è compatibile con qualche qubit. Attualmente non è ancora chiaro quale sistema vincerà la corsa, cioè come saranno fatti i computer quantistici, se con gli atomi freddi o con gli ioni o con i superconduttori o con altri. Però il tema unificante è quello della riduzione del rumore e la riduzione della temperatura va in quella direzione. Posso una cosa? Riguarda la criogenia. Sì? Io lavoravo in officina e il montaggio di alcuni pezzi venivano immersi nella zona liquido e quindi per respingimento non venivano montati agevolmente. Quando si è in presenza di componenti, no, di macchine, cioè, di un certo peso, quindi anche di un certo volume, è possibile arrivare a queste temperature senza compromettere la loro resistenza? Allora, cioè, vediamo i film di fantascienza quando si... No, allora... Io qui vi ho parlato di milioni di atomi. Milioni, siamo molto sotto le densità, diciamo, della materia e sono stati fatti esperimenti fino a centinaia di milioni, miliardi, tanto, ma sempre molto meno. Diciamo siamo
almeno 15 ordini di grandezza sotto la densità della materia, quella con cui lei faceva le operazioni. Direi che sembrerebbe difficile concepire che in un futuro verranno portati a temperature anche oggetti macroscopici. Però dopo aver visto che Einstein aveva pensato che non sarebbe mai avvenuto e invece è avvenuto, magari fra 70 anni avverrà, però non lo so. Volevo, cerchiamo un'idea un po' forse filosofica. E sì, ci ha detto che esiste quella impossibilità di superare lo zero assoluto, di andare al di sotto dello zero assoluto. Einstein ha visto che non c'è la possibilità di andare ad una velocità più bassa di quella della luce. Più alta. Più alta, sì, insomma, sì, superare questo. Ci può essere un limite naturale o molecolare di qualche tipo che possa legare queste due impossibilità? È una questione aperta. Sicuramente questa impossibilità deve essere profonda, forse più profonda di quanto noi capiamo ora. Però mentre Einstein ha dedotto tutte le conseguenze dall'impossibilità di superare la velocità della luce e ne ha estratto tutto quello che deve estrarre, secondo me c'è ancora molto da capire su questa impossibilità. Per esempio c'è gente che parla di temperature negative. Queste temperature negative però, diciamo, si basano sempre sul fatto che c'è un massimo di energia nel sistema. Quando si va ad energia infinita, la temperatura negativa scompare, diciamo, diventa metastabile, diventa instabile. Io credo che ci debba essere una ragione più profonda, però credo che la ricerca contemporanea in questo momento non abbia tirato fuori tutte le potenziali conseguenze e implicazioni di questo fatto. Credo che sia una questione anche filosofica. Ci stanno lavorando. Sì, l'unica questione è che, diciamo, la maggior parte di ricerca, se devo essere onesta, si è indirizzata verso la creazione di temperature negative per intervalli di tempo. Non conosco nessuna teoria importante, compiuta, che metti in relazione questa impossibilità ad altre impossibilità. Per esempio c'è anche l'impossibilità, io credo che potrebbe essere legata anche al principio di indeterminazione della meccanica quantistica. Noi non possiamo conoscere la realtà con la precisione che vorremmo, diciamo con precisione infinita. Forse anche quella ha a che fa con l'impossibilità di andare arbitrariamente giù in temperatura. Però questa è una ricerca che secondo me, diciamo, non è stata fatta e non è ancora arrivata a maturazione come quella di Einstein per la velocità della luce. Grazie. Bene, ringraziamo. Grazie. Thank you.